È un progetto, quello di Dema, e quindi quello del Sindaco De Magistris, a cui fortemente, fortemente credo, un progetto che deve necessariamente estendersi anche nei territori della provincia di Napoli, dell'intera regione Campania e anche a livello nazionale. Dema è un partito dove ognuno ha la possibilità di pensare e dire la sua, a differenza purtroppo di tanti partiti dove bisogna solo dar conto al capo e nient'altro. Dema acquisisce un nuovo consigliere in città metropolitana, che importanza ha questo anche in un'ottica, pensiamo, alle regionali? Ma è un passaggio formale, perché il consigliere Marazzo già faceva parte di fatto del nostro movimento politico, della nostra coalizione, però è chiaro che, lo stiamo dicendo da tempo, stiamo lavorando per il progetto politico. L'annuncio ufficiale è stato fatto il 1° dicembre a Roma, quindi lavoriamo per consolidarci nell'area metropolitana, sicuramente in vista delle regionali e in vista di tutto ciò che verrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E poi soprattutto è l'apprezzamento per una persona che in modo umile si è messo in gioco, l'ha fatto con competenza, con passione, fa un grande lavoro sull'edilizia scolastica, che è una delle priorità della città metropolitana. Vorrei ricordare che da quando sono sindaco della città metropolitana si è messo in campo il più imponente investimento pubblico sull'edilizia scolastica che non si vedeva al terremoto, in uno dei momenti più difficili da un punto di vista economico e finanziario del sud, dell'area metropolitana di Napoli e del paese. È la dimostrazione questa, anche come risposta, che ci sono governi che si girano dall'altra parte e che in qualche caso attraverso loro rappresentanti offendono la scuola e gli insegnanti del sud, e c'è un sud invece che lavora, si impegna, lo fa con sacrificio e lo fa superando ostacoli enormi che in altre parti d'Italia si risognano.